tutti. Oggi sono in compagnia di mia cugina Carina. Ciao! Che mi ha fatto da modella per la seconda variante del make-up sposa. Totalmente differente dall'altro make-up perché ci troviamo con una bellissima bionda rossa, diciamo, con occhi chiari, quindi i colori sono totalmente cambiati. Ho effettuato comunque la correzione volumetrica, le sopracciglia, diciamo, un po' tutto per questo bellissimo make-up. Ti piace? Moltissimo. Ok, io come al solito non mi posso vedere, ho anche le orecchiette e vi lasciamo con il tutorial. Ciao! Per Carina ho pensato di fare una base molto luminosa, per cui inizio con una crema idratante illuminante. Faccio un mix di due fondotinta in HD e stendo il prodotto molto velocemente. Applico un illuminante in crema su zigomi e sulla parte centrale del naso. Correggo le occhiaie con un correttore fluido e lo fisso subito con un velo di cipria. Con un marrone freddo in crema faccio le correzioni volumetriche. Applico un blush in HD, sempre in crema, dal centro del viso, sfumandolo bene verso le tempie. Fisso tutto con una cipria trasparente che lascia il viso molto luminoso. Ricalco le ombre con un marrone in polvere ed applico un bellissimo illuminante madreperlato su zigomi. Applico un primer occhi per far durare di più il make-up. Applico un pigmento champagne su tutta la palpebra mobile. Sfumo due marroni molto caldi nella piega palpebrale. Applico un mix di due ombretti opachi come illuminanti sotto l'arcata sopraccigliare. Intensifico il marrone applicato precedentemente portandomelo verso le sopracciglia. Intensifico tutto maggiormente con un grigio molto scuro. Applico una matita marrone a lunga tenuta tra le ciglia superiori ed inferiori e la sfumo per bene. Applico un pizzico di marrone al di sopra e con un marrone intermedio rendo tutto più soffice.
applico le ciglia finte a ciuffetto ed un velo di mascara waterproof. Intensifico ulteriormente con un grigio scuro la rima infracideare. Ed adesso ridefinisco a pelo le sopracciglia con la Lana Ring Cake. Correttore pulisco bene i bordi delle sopracciglia . Schiarisco le labbra con un correttore perché Carina le ha un po' screporate e correggo le discromie. Ridefinisco le labbra con una matita a lunga tenuta. Applico un velo di rossetto ed al centro un gloss della stessa tinta del rossetto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se volete vedere il look per le more cliccate sulla foto. Un bacione e alla prossima!